al main event, come lo chiamano dall'altra parte del mare, e avremo tre round di 5 minuti ciascuno, quindi un match molto lungo, molto complicato, molto duro, molto difficile, molto brutto per i due fighters che si affronteranno qua nella gabbia dal tatami giallo blu. Uno di loro torna a combattere dopo diversi mesi, si è rotto il tendine di un pollice della mano destra, se non ricordo male, lo scorso mese di dicembre. Pensate, quel tendine rotto però è riuscito a portare a casa quel match, quindi è veramente coraggioso, e porta con lui il Gordo Fight Team che andrò a presentare a breve. Siamo quasi alla fine, quindi un ringraziamento al Bar Ristorante Bagno del Tuba dell'Italia, alla Società Italiana Medici Sportivi, rappresentata dal dottor Andrea Giorgetti, al locale Aquarius che ci ospita. Ricordiamo che questa è una manifestazione sotto l'egida della nuova federazione Fight Network. Ma è il momento di far salire i fighters nella nostra gabbia, arriva dalla Francia, arrivato oggi, poi la serie SMS con i cornicioni, sono per strada, sto arrivando, sono per strada, sto arrivando, è arrivato qua all'Aquarius per il team Legion di Marsiglia, Adriele Cagliò!
sempre senza fare second shout. Un chilo da differenza. Quanto? No, un chilo. Allora, al momento del verdetto vince per KO al primo minuto 27 secondi.
stata bellissima, perché quello che lavora si fa un mazzo così per allenarsi, si è fatto male nel combattimento che ha regalato. E mi ha fatto vincere la cintura regalata, lui mi ha fatto vincere la cintura, e questo è un match per niente, è un match per niente facile. Quindi allora respira, cerca di far passare la commozione, cerchiamo di essere rigore a 50 di qua. Prima cosa, complimenti, non è facile, hai lavorato duramente dopo l'infortunio, sei tornato alla grande, avversario più pesante, anche più esperto probabilmente, però appunto duramente non ce l'ho a fare. Allora, io scusate ma sono emozionatissimo. Da 8 mesi che pensavo di tornare alla grande, dall'infortunio alla mano. Per me questo è stato come vale, c'è la più un gioco. Niente, io non è colpa mia, però. Devo ringraziare tutto il mio team che si è allenato, ha una famiglia, si spacca assolutamente di tutti insieme. Tutti i miei amici, tutta la gente che ci è venuta a vedere, se nulla, e poi volevo dedicare questa vittoria a mio zio che è venuta a manca un paio di mesi fa. E c'è qui. Combattere con un altro avversario a 2 giorni dal match, mi ha dato Luca, abbiamo rivediato con un ragazzo francese 7-8 kg più peso di me, questo era un test e ora vado a diritto come termine.